sono qua, Mariuccio. Mario, buongiorno. Buongiorno al professor. Sono qua, prego. Buongiorno, il professor Mario Tozzi, uomo da bene. Con noi l'assessore alla città in movimento di Roma Capitale, Linda Meleo, che salutiamo e alla quale diamo il buongiorno, il benvenuta. Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. E anche gli auguri, perché ci siamo al 18, se non li facciamo adesso gli auguri, quando li facciamo? Buongiorno e benvenuta di nuovo. Abbiamo un paio di argomenti interessanti che credo che siano stimolanti anche per il nostro professor Mario Tozzi, da sempre un sostenitore di una mobilità sostenibile, no? Si può definire così. Vogliamo parlare oggi della bicicletta. Qual è il futuro di chi ama le due ruote a Roma, assessore Meleo? Allora, sicuramente quello che vogliamo fortemente è che la mobilità sostenibile passi veramente attraverso lo sviluppo della bicicletta. Bicicletta, quindi, agendo di fatto, come dico sempre, su due fronti. Da un lato dobbiamo un po' cambiare le nostre abitudini da cittadini romani, e dall'altro c'è il compito dell'amministrazione di poter mettere nelle condizioni tutti i cittadini di poter usare in sicurezza le biciclette. Ecco, proprio per questo questa amministrazione sta lavorando su una serie di progetti, che praticamente alcuni sono già in partenza, di ciclabili molto importanti. Parliamo di ciclabili anche che percorrono parti delle consolari qui a Roma. Voglio ricordarvi ad esempio, non so, la ciclabile Nomentana, i cui lavori partiranno al 7-8 gennaio. Voglio ricordarvi tutti i progetti che stiamo sviluppando anche su altre strade importanti. Considerate che entro fine anno sarà messa a gara anche la ciclabile Tuscolana, anche questa sarà un'occasione di ripensare alcune parti della città, come appunto via Tuscolana, che è un tratto della città densamente popolato, in cui la necessità di fare ordine sulla carreggiata e sull'organizzazione della carreggiata è un punto molto importante. Quindi diciamo che le ciclabili sono anche occasione, questo ci tengo a dirlo, di riorganizzazione degli spazi e soprattutto occasione per poter ridare ai cittadini degli spazi che attualmente sono occupati dalle auto. E questo è chiaramente un tipo di approccio culturale che ha caratterizzato purtroppo gli ultimi decenni anche una città come Roma. Quindi bisogna pensare che lo spazio deve essere sottratto alle autorità dei cittadini, quindi la costruzione delle ciclabili è sicuramente un'occasione per agire in questo senso. Voglio anche poi dirvi che oltre a queste grandi ciclabili, tra cui ricordo anche la Prenestina, che invece sarà messa a gara all'inizio dell'anno prossimo, stiamo anche in progettazione una serie di ciclabili che andranno a fungere da collante tra i percorsi già esistenti e che soprattutto siano anche funzionali a sviluppare l'intermodalità, perché ricordiamoci anche che bicicletta non deve essere soltanto lo strumento utilizzato nel tempo libero o durante la domenica, ma strumento che può essere anche uno dei tasselli col quale consentiamo l'intermodalità. Quindi perché non avere una bicicletta, posteggiarla a una fermata della metro dopo aver percorso un percorso appunto ciclabile e poi utilizzare la metropolitana? Insomma, diciamo che l'ottica deve essere intesa in questo senso: più biciclette significa più sostenibilità, significa anche vivere la città in maniera diversa e avere anche dei guadagni effettivi in termini di salute e di cambiamento delle abitudini. Tutto questo, ecco, nell'ottica di ottenere sostenibilità. Mario Tozzi, sì, eccoci. Sì, appunto, saluto l'assessore, ci siamo visti da poco come presidente del Parco della Pia Antica. Ciao Linda. Ecco, faccio subito alcune domande su questo. Noi che usiamo la bicicletta siamo tutti molto contenti di questo approccio e speriamo che queste ciclabili vengano subito messe in opera, perché la cosa ci farà veramente piacere. Ma volevo andare su quello che stavi dicendo proprio adesso, cioè che è un po' il fatto che la bicicletta deve entrare di più anche dove la ciclabile non c'è, non so come dire, più protetta la possibilità di muoversi come strumento proprio di spostamento in città, oltre che avere la ciclabile, che quella naturalmente va bene anche forse più per il diporto, invece anche proprio come funzionalità, come si può fare? Perché a Roma purtroppo i ciclisti non ben vengono. La vedo molto dura, questa è la prima domanda. La seconda, sì. Così mi avvantaggio, e a proposito, se poi pensavo che Francesco ci volesse andare dopo, a proposito delle zone a traffico limitato, però magari parliamo dopo. Ecco, prima ascolto questa sulla bicicletta inserita nel tessuto cittadino. Per esempio, anche questo bike sharing di cui si stava facendo cenno a Roma è sempre mal funzionato, no? Perché e che cosa si può fare invece per renderlo migliore? Eccoci. Allora,
il discorso del bike sharing è sicuramente un elemento molto molto importante, perché dà la possibilità anche a chi non è abituato a pensare che la bicicletta possa essere integrata perfettamente nelle modalità di spostamento, anche quelli sistematici che avvengono tutti i giorni. Abbiamo lanciato proprio settimana scorsa un nuovo sistema di bike sharing a flusso libero, che insomma che viene gestito da un'azienda, in questo momento un'azienda privata, e devo dire che questa ha visto l'inizio, quindi la collocazione di una serie di biciclette nel primo e nel nono municipio, quindi è parte come una sperimentazione per arrivare a fine anno anche a coprire altre parti della città, anche quelle un pochino più periferiche. Questo è un sistema molto, molto flessibile, perché credo che debba essere data al cittadino la possibilità di usare anche degli strumenti in maniera facile. Ecco, come dico sempre, in alcuni settori è l'offerta a fare la domanda, quindi se io metto in circolazione, dislocato su diversi punti, delle biciclette, induco anche il cittadino a poterlo utilizzare, perché poi è un po' come anche le novità, no? Cioè, spesso le novità le si prova per la curiosità di vedere come funzionano. Io sono convinta che siamo arrivati a un livello di maturazione tale che ci consente anche di poter dire: facciamo provare alla città questo servizio, ma non come è stato prima, qualche anno fa, quando Roma ha sperimentato quel bike sharing, diciamo erano tempi forse un po' più diversi rispetto ad ora, c'era anche una minore, purtroppo dico, sensibilità anche da parte delle amministrazioni locali, quindi di chi faceva le politiche, rispetto al tema della ciclabilità. Diciamo che adesso i tempi sono cambiati, e spero anche che questo cambiamento culturale che io negli ultimi anni ho comunque visto, ricordo, io spesso insomma quasi tutti i giorni percorro via Nomentana, negli ultimi anni ho visto come il numero di biciclisti su quella strada si è aumentato considerevolmente, quindi c'è già in realtà un cambiamento che è in atto, sta a noi soltanto aiutarlo, e credo che politiche come il bike sharing possano essere molto efficaci in questo senso. Vi dico anche che rispetto a questo bike sharing a flusso libero, in realtà stiamo definendo un nuovo regolamento che cercherà un po' di disciplinare quanto più possibile anche questo servizio, perché vorremmo identificare alcune aree di sosta specifiche e sorvegliate in ciascun municipio in cui, diciamo, su queste bici possono sostare, questo per ridurre al quanto più possibile anche il rischio di atti vandalici o comunque di furti di bici, e quindi far sì che il cittadino possa anche orientarsi molto bene su dove poter trovare questo servizio. Insomma, anche su questo siamo molto molto impegnati, e siamo certi che di qui ai prossimi mesi ci saranno anche altre iniziative di questo tipo, perché già abbiamo avuto contatti da altre aziende che sono interessate a sviluppare questo sistema qui in città. Tra l'altro è un sistema che ha costi molto limitati, quindi anche questo incide sul comportamento, insomma, quando un sistema è particolarmente economico, perché non provarlo, perché non usarlo? Quindi sono certa che i risultati saranno molto positivi. In altre domande, Mario, o andiamo anche poi lascio liberi tutti, naturalmente. Noi ci siamo visti con l'assessore anche per la Piantica, ma qui lascio a lei l'onore quando sarà il momento di annunciare quello che sarà fatto. Però a proposito delle ZTL, ecco, che cosa possiamo dire? Potrebbero essere un po' estese come orari o come possibilità di uso, per proteggere soprattutto chi risiede nei quartieri, e io qui parlo un po' per me, lo devo dire, di movida, cioè dove c'è un grande ingresso di persone che può facilmente venire a piedi se vuole muoversi la sera, specialmente nei quartieri che lo permettono dal punto di vista dei parcheggi. Uno di questi è San Lorenzo, che ha 3 parcheggi liberi: il Verano, la Sapienza, Largo Passamonti. Dunque è nelle condizioni ideali per avere una ZTL forse un po' più estesa, che aiuti a proteggere i residenti, a rendere i quartieri non soltanto un posto dove ci si diverte, ma dove anche ci si abita. E l'ultima invece è una notazione sul Lungotevere. Da un po' di tempo, veramente prima che arrivasse l'assessore per la verità, che vediamo lungo il Tevere delle auto parcheggiate. Ma si può parcheggiare sulla banchina del Tevere? Non è possibile? È consentito? O si dovrebbe evitare? Allora, eccoci. ZTL, sulle ZTL noi abbiamo questo modello a Roma di una serie di zone ZTL che sono appunto delle zone a traffico limitato. L'obiettivo qual è? Quello di mano a mano, definendo tassello per tassello, tutti
tutte le componenti di cui si compone la mobilità sostenibile, perché ricordo che mobilità sostenibile si fa con le biciclette, si fa con i percorsi pedonali, si fa con le pedonalizzazioni, si fa con le politiche di car sharing, di bike sharing, insomma, su cui questa amministrazione ha investito tanto e che diciamo i frutti già si vedono anche rispetto ad esempio appunto alla sharing mobility. È chiaro che l'obiettivo è di cercare a poi di ampliare quanto più possibile il DATL parallelamente a un incremento del trasporto pubblico locale. Vi dico che già l'abbiamo detto a più riprese che soprattutto per quanto riguarda, partiamo col centro storico per cercare di identificare tutte le misure che ci servono poi ad avere un centro storico a emissioni zero. Questo è il nostro obiettivo che stiamo anche portando avanti con l'adesione anche ad accordi internazionali come il C40, che appunto prevede la chiusura di fatto del centro storico a tutte le vetture che abbiano una fonte di inquinamento. E quindi inizieremo, anzi stiamo già lavorando su quella che abbiamo chiamato l'area C di Roma. Abbiamo iniziato con la delibera, con le attività di limitazione di accesso ai bus turistici e piano piano insomma proseguiremo in questo senso. Accanto a questa restrizione del centro storico è chiaro che dobbiamo lavorare, come diceva Marla, anche su una estensione delle DATL attualmente esistenti, soprattutto quelle che riguardano insomma anche la mobilità, quindi parliamo di Prestazzo, parliamo di San Lorenzo. Su questo diciamo siamo un passo più indietro, ma sicuramente è un tema che stiamo gestendo e che ahimè deve comunque andare avanti parallelamente a un rilancio del trasporto pubblico locale, perché è chiaro che poi l'alternativa allo spostamento va comunque data, no? Certo che sì. Anche riguardo, assessore, mi scusi, anche riguardo ai bus turistici, ci hanno mandato messaggio alcune guide turistiche che vedono in questo provvedimento un problema per l'arrivo dei turisti, perché loro ci raccontano di avere soprattutto turisti della terza età che non prenderebbero i mezzi pubblici per arrivare poi in centro. Ma guardate, allora qui c'è anche un po' un piccolo equivoco rispetto ai contenuti del regolamento. Allora, il regolamento prevede il divieto d'accesso alla DATL del centro storico, che è la parte più centrale della città. Qual è l'idea, evidentemente? Di proteggere sia da un punto di vista ambientale l'area, ma anche da un punto di vista del patrimonio archeologico, architettonico, insomma, chiaramente l'obiettivo è duplice. Allora, parliamo quindi di un divieto d'accesso nella parte più centrale della città, che è una zona che è sì ampia, ma non è impossibile da raggiungere. Cioè, poi abbiamo compensato questo divieto d'accesso con la collocazione di un numero maggiore di posteggi al di fuori della DATL centro storico. Parlo ad esempio dei nuovi stalli che saranno realizzati nella zona più o meno Carmine di Caracalla, Circo Massimo. Ecco, quindi questo di fatto consentirà di far uscire questi mezzi dal centro città, ma al turista di percorrere al massimo 400-500 metri in più, insomma, rispetto a quelli che avrebbe percorso per raggiungere il centro storico. Diciamo, io credo che chi viene a visitare Roma lo fa a prescindere da 400 o 300 metri in più da percorrere. Mario, sono convinta. Chiudiamo con l'assessore? Dai Mario. Ma io devo dire che questo provvedimento dei bus turistici a me trova non favorevole, di più, perché veramente la città era strangolata nel suo centro. Direi che io sarei ancora più estremo, per quanto plaudo a questo provvedimento, con una regolamentazione un po' più stringente dei bus, quelli a due piani che fanno, perché quelli vanno sulle corsie preferenziali, rallentano tutto, sfasciano le strade, inquinano, impediscono la via della visione della città. Io sarei un po', anche Manhattan ne ha di meno di noi, noi ne abbiamo un po' troppi, capisco che li avete ereditati, però lì bisogna che ci regolamentiamo, perché non può essere perché questo favorisce un turismo mordi e fuggi, non chi si fa, non, con tre ore di pullman pensi di aver visto la città, invece non l'hai vista. No, ma ho capito, però ragazzi, non è che si può cambiare l'abitudine di tutti. No, ho tutti, detto bisogna stare, no? Ci vuole un po' di attenzione su queste cose, altrimenti deturpi invece di portare un vantaggio, capito? Chiedevo, appunto, io sono favorevole a questo provvedimento, lo trovo veramente
eccellente, perché era ora e ce n'era bisogno, e lascerà il segno. Tu vorresti ora la pedonalizzazione di tutta Roma, e ti credo. Ma no, la pedonalizzazione, ma le città come Roma che hanno un impianto medievale. Va bene. Allora, noi dobbiamo fermarci qui, anche se arrivavano delle domande specifiche all'assessore su mille fronti, lo sappiamo bene, allora contiamo di farlo magari nei prossimi giorni, di trovare modo e tempo per parlare anche d'altro, naturalmente degli altri, del trasporto in generale, e anche magari di qualche problema in particolare che i nostri ascoltatori ci segnalano. Grazie assessore Meleo, buon lavoro a lei. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao, arrivederci. Mario,